2018 questa sera conclude il suo ciclo con l'esecuzione di due importanti capolavori del patrimonio musicale russo ed internazionale. La suite per orchestra La notte prima di Natale di Nikolai Rimsky-Korsakov e la sinfonia numero 5 in mi minore di Peter Tchaikovsky. La seconda volta che ho il piacere e l'onore di essere alla Racelli a Roma, in questa straordinaria cornice per un concerto sinfonico della serie di Sacrum, ormai una tradizione a Roma. Devo dire che questa tradizione si è consolidata anche grazie alla bravura, alla forza organizzativa e ideativa del maestro Jacopo Sipari, con cui in tandem eseguiamo questo bellissimo concerto, seguito poi appunto dalla quinta di Tchaikovsky, diretta dallo stesso maestro Sipari. Qui a Roma, nella splendida Basilica di Santa Maria in Araceli, l'Orchestra Sinfonica Abruzzese omaggia Rimsky-Korsakov con suite per orchestra per La notte di Natale e con Peter Tchaikovsky la Sinfonia numero 5 in mi minore. L'uomo sa modulare la voce in modo da esprimere i diversi stati dell'animo. Ma di fronte agli eventi e agli incontri veramente importanti, non basta più il registro del parlato, pure ricco di sfumature, ma occorre compiere un passo ulteriore. E spontaneamente si passa al registro musicale, al melos, al canto. Dall'inno di vittoria alla gioia delle nozze, dalla nenia che fa addormentare un bimbo alla veglia funebre. I momenti davvero importanti nella vita in tutte le culture hanno una colonna sonora. Molto contento di poter affermare che ormai Sacrum è una realtà stabile, è una realtà importante nella musica di Roma e dell'Italia, perché il messaggio di pace universale che ogni volta vogliamo dare credo sia il messaggio più importante. Anche quest'anno una collaborazione importante con l'ambasciata russa in omaggio appunto alle celebrazioni dell'anno culturale russo in Italia, con la scelta appunto di questi due grandissimi compositori. Questa sera con Sacrum e l'Orchestra Sinfonica Abruzzese si chiude un capitolo importante della storia della musica anche di questo paese. Il direttore, il maestro Sipari, il nostro corregionale e abruzzese come l'orchestra che questa sera dirigerà. Per noi è un onore essere qui questa sera e salutiamo ovviamente tutto il pubblico che affolla il concerto di questa sera e siamo certi che le migliori emergenze artistiche della regione Abruzzo questa sera possano esprimere al meglio quello che è il messaggio musicale della nostra terra. Aspetto numerosi il 6 gennaio alla messa in onda di questo meraviglioso concerto dalla Basilica Araceli in Roma.
speriamo anche il prossimo anno di essere qui con queste grandi produzioni musicali, perché veramente la musica sia un messaggio universale di pace per tutti quanti noi.